sera c'è, qui nella busta il nuovo campione c'è, Paolo, e c'è una cifra massima record, 250.000 euro per il nostro nuovo campione. Paolo, come va? Tu ti occupi di formazione? Sì. Di formazione. Stasera ti devi autoformare. Vediamo se riesco a formare. E vediamo se sei in forma. Giustissimo, la cuffia, non ti distraggo, vai. Concentriamoci. 250.000 euro, davvero cifra record. Paolo, si parte? Vado, andiamo. Ghigliottina che inizia così. Sotto. Sotto zero. Sotto zero. Ghigliottina. Ripartiamo da sotto. Residenza. Domicilio. Domicilio. Ghigliottina. Bene. Bene. Proteggiamo 125.000 euro e torniamo a scegliere fra giacca e cappotto. Cappotto. Ghigliottina. Meglio la giacca. Quarta parola per il nostro nuovo campione. Orlo. Bordo. Bordo. Ghigliottina. Benissimo, bravo. L'ultima, l'ultimo sforzo. Sotto, domicilio, giacca, bordo. Adesso arriva Chicchibio. Chicchirichicchi. Chicchibio. Chicchibio, dice Paolo, e io dico ghigliottina. Ed è giusta. E stasera giocheremo con il nostro nuovo campione per 62.500 euro. Le parole per giocare con noi sono sotto, domicilio, giacca, bordo, Chicchibio. Un minuto da adesso, Paolo, dai. Il tempo va, Paolo copre la parola che ha scritto, io come sempre lui copre, io ma come sempre faccio in modo di non vedere per gustarmi fino in fondo insieme a voi da casa il brivido della ghigliottina. Puoi levarti la cuffia, Paolo, quando vuoi, il nostro nuovo campione. Puoi sistemare naturalmente coperta, non farci vedere nulla, la tua parola che questa sera vale 62.500 euro ed è una cifra altissima. Io vado a preparare la parola, quella vincente, sicuramente. Facciamo il tifo sempre per le nostre campionesse e campioni. L'in bocca al lupo è sempre quello che questa che sto sfoderando io sia uguale, proprio quella uguale alla tua, quello che hai scritto tu. E stasera festeggeremmo 62.500 euro. Paolo, quando vuoi, puoi, come dire, svelarci come fosse una partita a carte. Hai scritto cuoco. Per 62.500 euro il nostro nuovo campione scrive cuoco, ma adesso c'è un ma grande come una casa, come una cucina, visto che hai scritto cuoco. Mi devi argomentare gentilmente e collegare cuoco a tutte e cinque le parole. È stata l'ultima. L'ultima è il protagonista Chicchibio,
dovrebbe essere un personaggio del racconto del Decamerone di Boccaccio, che di mestiere fa il cuoco, un po' truffaldino perché la zampa del fenicottero, insomma, e la mangia. Ecco. Bordo, il cuoco di bordo, insomma, sulla nave, la giacca del cuoco, il cuoco a domicilio e il sottocuoco, che c'è anche la micimietta secondo, il Giovannone sotto. Non fatemi di quello in mente. Il che c'è? Più il sotto... Non... Guarda, al massimo, posso, presente, al massimo, no? Posso dire sparecchiavo. Ma stai bravissimo. Sparecchiavo, e ci siamo capiti anche con tutta la squadra, i nostri fantastici operatori, perché amiamo la nostra fantastica commedia all'italiana. E quindi il sottocuoco, tu dici, eh? Sì, gli chic, ormai adesso è tutto chef su chef. No. Ma adesso, siamo in Italia, giochiamo all'eredità, la ghigliottina. Tu dici sottocuoco, cuoco a domicilio, molto di moda, cioè vengono a casa a cucinare, cene prelibatissime, sontuose, la giacca da cuoco, certo uno poteva dire il cappello, il cappellone, ma c'è anche la giacca, il cuoco, quella chiusa così è incrociata, sovrapposta, scusami, cuoco di bordo, nave, la barca, da diporto, vacanza, insomma di un certo livello, c'è il cuoco a bordo e chichibio. Perché io t'ho visto che sorridevi quando sono uscite l'opzione Chichirichì, mi pare, Chichibio, Chichibio, invece Chichibio. Che Veneto. E la gru con la coscia, che invece di darle tutte e due al padrone, se vi va, poi se vi punge vaghezza e curiosità, leggete la celebre novella del Decameron di Boccaccio, il cuoco un po', insomma così, imbroglione, un po' furbo, cercò di convincere il padrone che appunto la gru ne avesse una sola di coscia, perché si era mangiato l'altra, Chichibio e la gru, il cuoco di bordo, la giacca da cuoco, il cuoco a domicilio, il sottocuoco, ma quale sottocuoco? Qui abbiamo trovato un super cuoco campione, Paolo, perché la parola stasera è cuoco e si festeggia! Paolo, prego, puoi venire qua dall'esultanza fantastica, ma neanche un gol, ma questo è veramente un gol alla finale dei mondiali. Dobbiamo rimanere purtroppo distanziati, anche distanziati dalle prof che festeggiano. Ginevra e Sara brindano alla tua salute del nostro super cuoco campione. Da sentito che dovrà fare un corso, non so se sei in grado di cucinare. Sì, è pure cuoco, a casa. È campione, cuoco, vincitore di 62.500 euro, il sorriso del nostro simpaticissimo Paolo. E adesso siete in cucina, siete a cena, ci avete il cuoco, di sicuro c'è il TG1, noi facciamo festa. Ciao Ginevra, Sara, grazie, a domani, si fa festa con Paolo. Bravo, bravo, bravo.